E qui vediamo la dimostrazione di Newton della terza legge di Kepler, Keplero. Noi la dimostriamo in un caso particolare, quella delle orbite circolari e non ellittiche, ma sappiamo che per i pianeti del Sistema Solare questa approssimazione è ottima, perché le orbite dei pianeti sono praticamente delle circonferenze quasi perfette, sono delle ellissi pochissimo schiacciate. Per dimostrare la terza legge di Kepler, come anche tutte le altre leggi di Keplero e tutta la fisica del Sistema Solare, in pratica si parte da due formule principali, che sono la seconda legge della dinamica di Newton, detta anche la legge del moto o la legge fondamentale della dinamica, cioè la forza totale uguale alla massa per l'accelerazione. Cosa vuol dire questa formula? Che se abbiamo un oggetto di massa m, che per noi è un pianeta, potrebbe essere per esempio la Terra, che è sottoposto a una forza totale, la forza totale imprime a questo pianeta, a questo oggetto di massa m, una accelerazione nello stesso verso e direzione della forza totale. L'altra formula che va utilizzata è proprio la legge della gravitazione universale di Newton, cioè Newton ipotizzò che la forza che si scambiano due masse, e la forza di attrazione gravitazionale, in questo caso Sole e pianeta, questa forza è descritta da questa legge che è proporzionale alle masse e inversamente proporzionale al quadrato della distanza tra, in questo caso, il Sole e il pianeta. A questo punto possiamo combinare queste due formule, in quanto la forza totale è semplicemente soltanto la forza di gravità. La forza totale che agisce sul pianeta. Infatti l'unica forza che tira il pianeta è la forza di attrazione gravitazionale del Sole. Quindi la forza totale è la forza di gravità, che assume questa espressione per la legge della gravitazione di Newton, e funge anche da forza centripeta. Infatti chiamiamo con il termine forza centripeta una forza che punta sempre verso il centro della traiettoria circolare. Quindi la forza di gravità in questo caso funge da forza centripeta. Perciò andiamo a sostituire nella prima legge di Newton l'espressione della forza totale, cioè la forza di gravità. Quindi scriviamo gmm su r2 al posto della forza totale e ricopiamo m per a. Ma questa accelerazione è l'accelerazione centripeta. Infatti noi sappiamo che per la legge della dinamica, come detto prima, la forza totale imprime all'oggetto al quale viene applicata, cioè il pianeta, un'accelerazione nello stesso verso e nella stessa direzione della forza totale. Quindi, siccome la forza totale punta al centro dell'orbita, anche l'accelerazione che viene impressa dalla forza totale al pianeta, anche l'accelerazione deve puntare al centro dell'orbita, e quindi è l'accelerazione centripeta. Ma questo del resto non ci sorprende, perché noi sappiamo che il moto circolare uniforme, a dispetto del nome uniforme, che vuol dire che la velocità scalare si mantiene costante, è comunque un moto accelerato e presenta appunto l'accelerazione centripeta. Presenta questa accelerazione anche se la velocità scalare è costante. Ricordiamo perché: perché questa velocità cambia, in realtà cambia in direzione continuamente, perché è vero che si mantiene costante come valore numerico, cioè la velocità scalare, ma come direzione questo vettore velocità cambia continuamente la sua direzione. Perciò esiste una variazione del vettore velocità, una variazione non di lunghezza ma di direzione, che è responsabile, questa variazione, dell'accelerazione centripeta. E sappiamo anche che l'accelerazione centripeta si calcola velocità al quadrato diviso il raggio dell'orbita. Ma ritorniamo a questa equazione, quindi la forza totale e la forza di gravità uguale la massa per l'accelerazione centripeta. L'ho riscritta anche qui. La cosa che vediamo subito è che non conta niente la massa del pianeta, infatti si semplifica. Vuol dire che se il pianeta ha una massa diversa, doppia, tripla, metà, un quarto, un decimo, non cambierebbe niente. Il pianeta continuerebbe a muoversi nello stesso modo e descriverebbe lo stesso identico moto. A questo punto sostituiamo, come detto, l'accelerazione centripeta con v al quadrato diviso il raggio dell'orbita. Un raggio dell'orbita si semplifica. Quindi a sinistra rimane g, m grande, cioè la massa del Sole, diviso il raggio dell'orbita del pianeta. A destra, al posto della velocità, scriviamo 2π greco r su t, che è un modo per calcolare la velocità scalare. Infatti la velocità è quanta strada percorre
il pianeta in un certo tempo. Se noi come tempo prendiamo esattamente un periodo, la durata di un giro, la strada percorsa dal pianeta è l'intera circonferenza 2π r. La eleviamo quindi al quadrato, 2π r diviso t, e otteniamo questa espressione. A questo punto abbiamo quasi finito, abbiamo quasi ricavato la terza legge di Keplero. Come si fa? Si porta t al quadrato qua, dall'altra parte a sinistra, si porta questo r al quadrato a sinistra in basso, e quindi abbiamo al primo membro t al quadrato diviso r al cubo. E poi lasciamo 4π greco al quadrato a destra e gm grande del sole la portiamo sotto a destra. Ed ecco la terza legge di Keplero. Malgrado i pianeti abbiano tutti periodi diversi e distanze medie dal Sole differenti, t ed r, però il quadrato del periodo diviso la distanza del cubo per ciascun pianeta è uguale per tutti i pianeti. Infatti questo rapporto dipende soltanto dalla massa del Sole e non dipende assolutamente da quale pianeta è. Questo rapporto è uguale per tutti i pianeti perché contiene la massa centrale, la massa che sta al centro del sistema solare. E se andiamo a sostituire i valori numerici, possiamo anche calcolare il valore numerico di questa costante che Keplero chiamò Ks, la costante S sta per Sole, tipo costante solare. Non si chiama costante solare, che è un'altra cosa, però questa è la costante di Keplero per il sistema solare. Andiamo a sostituire i valori numerici, quindi 4π greco quadrato, poi al posto di G e di M mettiamo il valore della costante di gravitazione universale di Newton e la massa del Sole, e otteniamo esattamente lo stesso valore che aveva calcolato Kepler, solo che Keplero non era stato in grado di giustificare il valore che aveva misurato, e invece Newton è in grado di spiegare come viene fuori esattamente, precisamente questo valore e non un altro. Lo dimostra appunto applicando queste due leggi fondamentali, la legge della dinamica, la legge del moto di Newton, e la legge della gravitazione universale, che descrive la forza di gravità. Qui vediamo l'unità di misura come viene fuori secondo i quadrati su un metro cubo. Un chilogrammo si semplifica, basta sostituire il Newton, chilogrammi per metri al secondo quadrato, fare le sostituzioni, secondo quadrato torna al numeratore, metro cubo rimane al denominatore. Più in generale, la legge di Kepler, la terza legge, non vale soltanto per il sistema solare, ma vale per qualsiasi sistema dove c'è una massa centrale con degli oggetti che ruotano attorno. Potrebbe essere per esempio Giove con i suoi quattro satelliti Medicei o Medicei, oppure potrebbe essere un altro sistema solare, quindi un sistema stellare dove c'è una stella al centro con i suoi pianeti, oppure potrebbe essere la Terra con i suoi satelliti artificiali che abbiamo messo in orbita in questi ultimi decenni. Qual è quindi la terza legge di Kepler in generale? Che abbiamo una massa centrale che chiamiamo M grande, che abbiamo detto può essere il Sole, Giove, la Terra o qualsiasi altro massa centrale, e intorno orbita un oggetto di massa molto più piccola che impiega un certo periodo T a fare un giro completo e si trova a una certa distanza R dalla massa centrale. Allora questo oggetto orbitante soddisfa la terza legge di Kepler, cioè il quadrato del suo periodo orbitale diviso il cubo della sua distanza dalla massa centrale è uguale a una costante. Ma questa costante non varrà più il valore che aveva scoperto Kepler, perché quel valore si ottiene quando noi mettiamo qui la massa del Sole. Se invece per esempio studiamo il sistema di Giove e dei suoi satelliti, qua sotto dobbiamo inserire la massa di Giove. Se invece studiamo il sistema della Terra con i suoi satelliti artificiali, qua dobbiamo mettere la massa della Terra. O se invece studiamo un altro sistema solare con un'altra stella con i suoi satelliti, qua dobbiamo mettere la massa della stella. Cambia il valore della costante. Quindi il valore della costante dipende dalla particolare massa centrale che costituisce appunto il centro di quel sistema rotante.